Allora, grazie a tutti per essere intervenuti. Noi iniziamo questo secondo appuntamento della rassegna Cucù Parola. Questa sera presentiamo Atti Osceni, il luogo privato di Marco Missironi. A presentare il libro qui con noi alla Trattoreria Marco Marchese. Marco Marchese è impegnato da sempre nel movimento radicale, attivista radicale, presidente dell'Associazione Certi Diritti, nonché collabora con l'Osservatorio Politiche di Genere della CGIL di Via Tanzaro. Questa sera, dicevo, Atti Osceni in luogo privato, la traccia che ci accompagnerà nella discussione è il tema che affrontiamo è connesso e riguarda la sessualità, quella al maschile. Allora, Marco, partiamo dal libro in sé, dalle prime impressioni e dal rappresentare un po' quello che sono le percezioni che hai avuto nel leggerlo. Buonasera, È acceso? Sì, si sente. Buonasera e grazie a Giuseppe per l'invito. Io sono Marco Marchese. Chiaramente ci sarebbe piaciuta la presenza di Marco Missironi. Vi dovete accontentare di Marco Marchese questa sera. Molto simpatico questo discorso di interballare anche, diciamo, di spezzare l'intervento con dei brani musicali. Allora, questo libro qui ha un titolo del tutto particolare, Atti Osceni, il luogo privato, che a primo acchito potrebbe lasciare intendere qualche cosa di leggero, qualche cosa anche di pruriginoso, e invece questo libro qui è sorprendentemente profondo. È stato anche criticato da alcuni come libro superficiale. Io assolutamente non la penso così, perché è un libro che ci parla di tante cose. Abbiamo prima di tutto un protagonista che si chiama Libero Marcel, è il nome che appunto l'autore ha scelto per il protagonista del libro. Libero è tutto un programma, perché questo libro qui parla proprio di libertà. Io oserei dire che è proprio un inno alla libertà, e su questo poi dirò due cose. E chiaramente il titolo non inganna e non è fraudolento, perché tra virgolette, fra molte virgolette, gli atti osceni poi comunque nel libro ci sono, il luogo privato, e quindi non sono più degli atti osceni, proprio perché si svolgono in luoghi privati. L'autore ci accompagna, o meglio, ci fa conoscere Libero Marcel, che è un italo-francese, questo ragazzo, e ci racconta un po' le varie fasi della vita, della sua vita. E infatti il libro è diviso proprio in capitoli, no? Infanzia, adolescenza, giovinezza, maturità e adultità. E parte dall'infanzia proprio con la scoperta di Libero Marcel. La scoperta della sua sessualità in un modo, insomma, anche abbastanza traumatico, perché Libero sorprende sua mamma mentre tradisce il marito a casa loro durante un rapporto clandestino, insomma. E poi c'è tutta la vicenda che adesso non andrò a raccontare per filo e per segno, perché altrimenti mi priverei, voglio dire, del piacere di comprarlo pure il libro, perché i libri, insomma, si devono acquistare per leggerli, altrimenti tutto il sistema non si regge. E poi devo dire che è molto piacevole, si legge tutto d'un fiato. E io su questo qui, proprio sul libro in sé e sulla lettura, vorrei spendere due parole, perché quando mi ha telefonato Giuseppe, io ero in macchina e stavo andando, dopo tanto tempo sono riuscito a prendere una settimana di vacanza, l'ho trascorsa sulle Alpi Svizzere. Ero in macchina, mi chiama Giuseppe e dice: guarda, dobbiamo fare questa cosa. E tu, ma Atti Osceni in luogo privato, non conoscevo neanche l'autore. Allora la prima cosa che ho fatto è detto: beh, io questo libro qua non sto andando in vacanza, mancano pochi giorni, ho questi pochi giorni di vacanza,
avevo portato il mio piccolo bagaglio di libri e ho detto me lo devo procurare subito. E allora devo fare anche una confessione, io questo libro qua l'ho letto, adesso dopo proprio davanti a tutti voi testimoni, forse fischia un po', davanti a tutti voi dopo testimone lo acquisterò e lo pagherò, perché io l'ho letto, ne ho letto una copia piratata, voi sapete che su internet insomma... Poi Kindle, per quanto possono aver messo protezioni, controprotezioni, però insomma si trovano. Ed è stato veramente, veramente sorprendente. Sulla lettura vi dirò, io sono un moderato lettore, ho una mia piccola biblioteca che adesso si aggira intorno ai 3.000 libri, non so più dove metterli, quindi sto passando diciamo al formato elettronico proprio per ragioni di spazio. E poi pagina dopo pagina mi ha preso questo libro e l'ho letto in pratica in due sere tutto d'un fiato, e sono stato veramente lieto. Sono stato lieto perché poi questo è un libro che parla di libri. Nella storia di Libero Marcel c'è molta cultura, c'è Marie che è una sua grandissima amica, conosciuta in modo particolare e che poi l'ho accompagnato per tutta la vita. E poi c'è il papà in particolar modo, persona di cultura, persona che leggeva molto, per cui questo è un libro che parla anche di autori, voglio dire, molto noti come Camus, come Buzzati, Hemingway, Losa, Miller, Silone, Orwell, Duras, Proust, Maigret e Faulkner. Forse ho storpiato qualche nome perché io oltre l'italiano proprio non riesco ad andare, però è molto piacevole perché da questo libro si traggono poi tutta una serie di suggerimenti di altre letture che sono sicuramente interessanti, alcuni peraltro io ho avuto anche modo di apprezzarli e altri mi hanno indotto proprio a segnarli, a scriverli in quella lista che chi ama leggere ha, diciamo, la famosa lista dei desideri, la lista dove poi si accumulano questi libri e che vengono acquistati. Dicevo, questo libro qua è un vero e proprio inno alla libertà. Io ho tratto da una breve recensione da Panorama una frase che è questa qua. Panorama, concludendo la recensione su questo libro, dice: Missy Rowley ci svela cosa c'è dietro a un gesto e lo definisce la dignità di scegliere. Ho trovato diciamo questa espressione, anche questo giudizio riduttivo, perché oltre alla dignità di scegliere, io penso che la libertà, quindi la libertà della nostra azione, sia prima di tutto un senso di responsabilità verso se stessi, ma in particolar modo verso gli altri. E se adesso Giuseppe vuole, diciamo, sì, intercalare, io ho... interromperti per aggiungere qualche ragionamento, intanto quello che hai fatto all'inizio sui libri e sulla pirateria. L'ho detto già l'altra volta, per quanto ci riguarda, nel senso il nostro spazio serve proprio quello. Abbiamo dei libri che mettiamo a disposizione per chi non può permettersi di acquistarli costantemente, perché è una spesa abbastanza seria poter tenere una libreria in piedi, avere una propria, diciamo, una propria ricchezza in termini di libri. E quindi qui al Circolo proviamo a offrire da questo punto di vista una piccola biblioteca, proprio per dare la possibilità a chi non ce l'ha di fittare, noi diciamo tra virgolette fittare, perché poi sono gratuiti i libri del Circolo. Per il resto lascio, diciamo, la parola a un contributo video che ci accompagna per fare qualche altro ragionamento. Allora, utilizzo questa cosa per farti una domanda, insomma, che mi sono posto rispetto al libro e a quello che è un mondo che spesso, insomma, non viene fuori, no? nell'essere società, nel vivere la sessualità anche come un aspetto della vita normale, quotidiana. Questo libro la riporta un po' appunto alla luce.
Perché è così difficile discutere o ragionare in termini normali di sessualità? Tu sei un attivista del mondo radicale, del mondo gay, e spesso quello che viene fuori nei ragionamenti in cui ci si ritrova in momenti topici, dei Pride, oppure le occasioni importanti come quelle che capitano nel mondo, in America, che dice sia Marioni, a discutere semplicemente dell'aspetto sessuale e a puntare il dito solo sull'aspetto sessuale, neanche conoscendolo, neanche, cioè, con tanta ignoranza dietro, perché insomma. Ma il perché si faccia così fatica a parlare di sessualità in Italia è presto detto, non bisogna, diciamo, nascondersi dietro un dito. Siamo un paese, io dico, fintamente ultracattolico, e quindi si fa molta fatica. Vabbè, si parte da quel senso del pudore in famiglia, dove già si parte male da lì, insomma, cioè con i figli siamo permeati da una cultura pudica dove già in famiglia si fa molta fatica. E quindi voglio dire, i giovani, i bambini vengono lasciati ad arrangiarsi, al fai da te. A scuola manca parlarla, cioè voglio dire, proprio aprire l'argomento, educazione sessuale, che poi voglio dire la condiscono con tutta un'altra serie di altri termini, no? Mi pare che la chiamano educazione all'affettività, ecco, educazione all'affettività. Voglio dire, c'è un argomento che storicamente in Italia proprio non si può aprire, eppure ci sarebbe tanto bisogno, perché ci sono tanti e tali aspetti della sessualità che sarebbe interessante trattare fin da giovanissimi, come per esempio la prevenzione delle malattie. Noi registriamo in questi ultimi anni una recrudescenza, ad esempio, delle infezioni di HIV, e questa cosa qui è sottaciuta. Addirittura negli ultimi 5 anni si registra una recrudescenza di malattie che sembravano addirittura debellate, cioè malattie che consideriamo da altri tempi, la sifilide per citare, e poi ce ne sono, diciamo, tante altre. Per cui parlare di sessualità significa anche parlare di prevenzione, e l'educazione all'affettività comprende anche tutta una serie di altri argomenti che in Italia sono tabù, come ad esempio parlare di omosessualità, oppure ci sono argomenti, ad esempio le persone intersex, cioè questa qui è una cosa quasi sconosciuta, tutt'al più dice, ah sì, che saranno gli intersex, ma fossero magari gli ermafroditi, cioè, che è un termine, voglio dire, assolutamente sbagliato. Eppure un bambino, una bambina su 1000 nasce con caratteristiche sessuali indefinite, che vengono poi dopo trattate dai medici con scarsissima preparazione, pregiudicando la vita sessuale, affettiva e psichica di questi bambini, pregiudicandola per tutta la vita, insomma. E quindi questi sono argomenti che dovrebbero essere trattati già nelle scuole, già da giovanissimi, per gradi chiaramente, no? Con i modi dovuti, come si suol dire. Però in questo nostro paese questi ragionamenti si fa molta fatica a farli. E ripeto, partendo proprio dalla famiglia. In questo caso il resto d'Europa, no? Perché poi di solito noi ci confrontiamo con il resto d'Europa, non è che poi eccella, a parte i paesi nordici, forse negli Stati Uniti c'è, diciamo, una situazione migliore, però si fa fatica principalmente per questa ragione. E poi il nostro, c'è anche da dire che è un paese fintamente ultracattolico, perché, come si suol dire, si predica bene e poi dopo si razzola male, insomma. Sì, di questo ne abbiamo parlato con Giacomo Panizza anche l'altra volta, nel suo libro La mafia sul collo, appunto, ragionava proprio su questo, insomma, si predica bene, il Vangelo dice tante cose belle, ma poi, insomma, la Chiesa fa fatica a farle
fare su. Questa era Miami del CCCP, un'altra canzone che è un po' con il sesso a che fare, e io partendo da questo volevo ragionare sull'ultimo tuo passaggio. Educazione sessuale, quanto manca l'argomento rispetto alla, a quello che la cultura dovrebbe provare a portare dentro le nostre vite, e quanto è connesso questo secondo te con la violenza sulle donne da una parte, la violenza di genere, la discriminazione sessuale, cioè il fatto che il sesso diventa paura perché è sconosciuto, quanto incide sulla società rispetto a tutte quelle violenze che appunto ci sono, vivono dentro la nostra civiltà. Io penso che noi abbiamo una rappresentazione plastica di quanto ci sia un legame fra diciamo, reprimersi sessualmente e poi dopo la violenza. Al di là della violenza sulle donne, è gravissima, e ne parliamo da tanti anni, abbiamo fatto tante iniziative come CGL, come Osservatorio, eccetera, eccetera, ma la rappresentazione plastica del reprimersi sessualmente e poi questo diventa, diciamo, violenza, noi lo troviamo, diciamo, nella pedofilia, in buona sostanza. E non sono stati condotti degli studi precisi, però ci sono persone di chiesa autolocati, voglio dire, che candidamente affermano che sono convinti che proprio il discorso del celibato dei preti e quindi questa repressione dei caratteri sessuali di una persona induca poi dopo a diventare violenti e ad esprimere anche queste forme perverse pure di manifestazione sessuale, violenza, voglio dire, sui bambini. Questo la possiamo considerare una rappresentazione plastica. Sicuramente, ecco, parlando della violenza sulle donne, com'è che si combatte? Si combatte con la prevenzione, cioè non c'è nessun altro termine di paragone, cioè noi possiamo inasprire le pene detentive fino all'ergastolo, addirittura possiamo invocare pure la pena di morte, purtroppo la violenza sulle donne continuerà ad esserci perché i problemi sono radicati in quella che è una cultura italiana che è rimasta ancora molto chiusa, molto patriarcale e poco disponibile a concedere parità alle donne. Questo è il punto. E quindi tutto poi dopo ritorna all'educazione, e qui si potremmo aprire un ragionamento molto vasto, insomma, sulla scuola, su questa riforma che è stata appena varata e tutto il resto. E quello che si dovrebbe capire è che cioè, la sessualità fa parte delle persone, fa parte di ognuno di noi. E quindi così come si riesce a parlare di tutti gli aspetti della vita privata, è incomprensibile come nel nostro paese si faccia veramente fatica a parlare di sessualità. Questo libro ci insegna qualcosa, perché chi lo leggerà facilmente si riconoscerà in tantissime cose, anche perché Marco Missiroli, voglio dire, fa parlare il suo protagonista, Libero Marcel, e lo fa parlare a 360 gradi in modo assolutamente garbato, educato, però lo fa parlare senza, voglio dire, omissioni, ecco, lo fa parlare chiaro, quindi è facile riconoscersi in questo qua. E io dopo voglio anche darvi due chicche, perché ho letto molta critica su questo libro qua, ripeto, per la maggior parte è positiva, poi ha un po' di critica anche negativa, però a tutti i critici sono sfuggiti due aspetti di questo libro qua che sono secondo me fondamentali, ed è per questa ragione che io dico che questo libro è un inno proprio alla libertà, perché non affronta soltanto la storia di Libero Marcel, per cui la scoperta della sua sessualità e poi dopo ci accompagna in tutte le fasi della sua vita, come vi dicevo prima, è diviso per capitoli, no? L'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza, la maturità e l'adultità. E questo termine poi, l'adultità, è molto simpatico, però questo non ve lo racconto, quindi ve lo lascio scoprire, insomma, nel libro.
Quindi magari dopo sono previsti degli altri video, un altro, ah bene, quindi dopo vi voglio lasciare e voglio concludere, come? Altri quattro, quindi va bene, possiamo ancora andare un po', però ho due particolari di questo libro che ci tengo a raccontarvi, perché sono stati descritti quasi nascosti nel libro e secondo me anche in modo provocatorio da parte dell'autore, perché affronta due argomenti dove la libertà c'entra veramente mano e piede, sono molto interessanti. Allora, a proposito del solito sesso, vorrei provare, diciamo, a ragionare con te su questa cosa. Quando ho letto il libro, ho detto questo libro da consigliare alle donne, perché se lo devono leggere per capire un po' meglio quel mondo chiuso dei maschi. Facendo un parallelo su quella che è stata la rivoluzione sessuale femminile e quella che invece è la mascolinità ostentata, che però nasconde da diverse parti paura, insicurezza, tutte quelle cose che dicevamo prima possono portare a violenza e a non vivere appunto, insomma, la propria sessualità normalmente. Che ne pensi? Ma ti dico, nel libro Libero Marcel ci accompagna proprio attraverso le sue paure e le sue fragilità. Questo è un aspetto, diciamo, assai interessante e che consiglio a tutte le donne, perché poi la vita di Libero Marcel è anche la vita un po' di tutti noi maschietti, insomma, quindi tutto questo machismo che poi dopo viene espresso fuori si traduce nel proprio privato in tantissime fragilità, tantissime insicurezze, tantissime ignoranze, e ogni tanto ne sappiamo qualche cosa anche con l'osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, perché ogni tanto, cioè, noi siamo molto socializzati su internet, quindi attraverso Facebook, e questo ci permette di dialogare con centinaia di persone. Vi devo dire, adesso non vi citerò per filo e per segno proprio il livello di alcune domande che ci arrivano, ma sono veramente significative, e il senso proprio di scarsa conoscenza addirittura del proprio corpo e della propria sessualità. Libero Marcel, tu che hai letto il libro, ci accompagna attraverso proprio queste insicurezze, queste fragilità, ed è veramente un esercizio interessante. Poi volevo dire anche un altro paio di cose proprio sulla sessualità, in particolar modo su un campo che mi vede impegnato in prima linea, perché con l'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, che è un organismo che è nato, diciamo, una trade union fra l'Associazione Radicale Certi Diritti e la Camera del Lavoro di Catanzaro, questo dandoci la possibilità di dialogare con decine e decine, centinaia di persone, trattando politiche di genere, quindi poi anche pari opportunità. Noi in particolar modo trattiamo politiche che riguardano i diritti delle persone LGBT, I, questo acronimo significa lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex. E proprio in questi giorni, ad esempio, ci contatta un ragazzo di Catanzaro, impegnato negli esami, diciottenne, che ci segnala appunto la sua situazione in famiglia. La sua situazione in famiglia, una famiglia numerosa, composta da 7 persone, genitori più 5 figli, lui sta in mezzo, quindi dei fratelli più grandi, delle sorelle più piccole, e lui omosessuale, questo ragazzo omosessuale perfettamente accettato, quindi senza nessun problema con la propria sessualità, no? Quindi vive questa scoperta nonostante i 18 anni in modo assolutamente sereno, e però ha il problema dei genitori che mattina, mezzogiorno e sera gli dicono che è malato e che si deve curare. E adesso siamo arrivati al punto di porci la domanda se dobbiamo studiare per questo ragazzo qui un piano d'emergenza, perché adesso si è arrivato ad una fase molto critica dove sono scattate pure le botte. Cioè, voglio dire, in Calabria, ma non diciamo in Calabria, perché da questo punto di vista la Calabria non è arretrata rispetto al resto del paese,
ma in Italia possiamo dire ancora oggi succedono spesso queste cose, dove ci sono i genitori che scoprono l'omosessualità dei propri figli e li considerano dei malati da curare, e allora poi ci sono casi di ragazzi sbattuti fuori, ci sono botte in famiglia, ci sono addirittura sequestri. Quindi io mi ricordo 2 anni fa a Cosenza una ragazza praticamente rinchiusa in casa e che non l'hanno fatto uscire di casa per più di 1 anno. E poi una storia simpatica, cioè se non fossero drammatici, simpatica, molto tra virgolette, cioè ne voglio raccontare questa qui perché ti tira dalle viscere il sorriso, allo stesso tempo si resta un attimo allibiti. L'anno scorso ci contatta un ragazzo calabrese, un ragazzo della provincia di Vibo Valentia, comunque trasferito da un paio d'anni a Milano per lavoro, quindi per sua fortuna emancipato dalla famiglia, omosessuale diciamo dichiarato, cioè non lo nascondeva, scende giù in Calabria a trovare la famiglia per 2 settimane di vacanza. E la sorella ha pensato bene di andare a denunciarlo dai carabinieri, cioè la sorella si presenta dai carabinieri, va dal maresciallo e al maresciallo gli dice: io voglio denunciare mio fratello. Il maresciallo gli dice: sì, ma perché lo vuoi denunciare? Lo voglio denunciare perché mio fratello è omosessuale e quindi, siccome è omosessuale, è una vergogna e rovina la nostra famiglia. E poi vabbè, tutta una serie di altre cose colorite che adesso non vi sto a dire. E il maresciallo poverino è stato costretto poi dopo a contattare questa persona qui e dirgli: senti, per caso tu hai voglia di denunciare a tua sorella per diffamazione? Cioè, voglio dire, poi per grazia divina non è successo nulla. Questo qui ce l'ha raccontato come sfogo, però ha detto vabbè, evidentemente le mie prossime vacanze per i prossimi decenni probabilmente non saranno in provincia di Bologna, con mio rammarico, perché se questa è la mia famiglia, voglio dire, esatto. Purtroppo succede abbastanza spesso e succedono anche atti di violenza, quindi ricordiamo il caso toscano di 3-4 anni fa, quando questo ragazzo sulla porta di un locale a chiacchierare con gli amici, passa, voglio dire, una macchina con 3-4 persone dentro, li hanno riconosciuti e additati come persone omosessuali, sono scesi dalla macchina e gli hanno spaccato la faccia. Cioè, è successo anche questo, voglio dire, in Calabria, così come succede anche nel resto dell'Italia. Ripeto, la Calabria da questo punto di vista non è arretrata. Poi però c'è da dire che questi sono i casi limite, non tutto è in nero. Se parliamo soprattutto di politica di genere, per cui parliamo della comunità LGBT, la Calabria molto attiva dal punto di vista sociale. L'anno scorso c'è stato il primo Gay Pride che ha avuto, diciamo, un successo strepitoso, inaspettato a Reggio Calabria. Quest'anno pare che il 1° agosto ci sarà la seconda edizione, anche questa volta a Reggio Calabria. Voglio dire, si riesce molto bene a dialogare con gli enti pubblici, si riesce a far aderire gli enti pubblici alle reti. Cioè, non è tutto quanto negatività, non succedono soltanto cose triste e cose strane, ma al contrario, già soltanto, ecco, l'occasione di poter parlare a Girifalco in un circolo con tanti di voi, parlare, diciamo, di sessualità, mi sembra, diciamo, un buon segnale. Lo avrei conosciuto, è stato un incontro, e Obstetec è uno di quei registi che aiuta a far crescere, diciamo, un certo tipo di cultura che si basa sulla, non vorrei dire tolleranza perché il termine è sbagliato, sulla conoscenza dell'altro, sulla conoscenza delle ragioni dell'altro. Qui un po' la scenetta era quella, insomma, il marito che tradisce la moglie voleva la pretesa di dire, insomma, ma sono io, sono sempre lo stesso, e quindi perché mia moglie non dovrebbe capire che io l'ho tradita? È una cosa normale. Che ne pensi rispetto a, io dico questo per tornare alla cultura, e quanto ci aiuta? La cinematografia ci aiuta tantissimo. E il problema
Sergio, lo scoglio che noi ci troviamo sempre davanti è, come posso dire, la tipica famiglia alla Mulino Bianco italiana, no? Che oltre quello schema non si va, e quindi contemporaneamente non si può discutere di nulla. Vabbè, la pubblicità in sé mi urta perché non si è mai visto, e penso che ognuno di voi, voglio dire, quando vede la scenetta della famiglia Mulino Bianco che si alza di buon umore, che i figli vanno a scuola proprio gioiosi, cosa stranissima, si alzano tutti truccati, pettinati, voglio dirci, mentre fanno colazione. Cioè io, se quando faccio colazione, se mi guardo allo specchio, come minimo un mostro, no? Poi non lo so queste qui come fanno. Quella era proprio la tipica famiglia Mulino Bianco, dove ci deve essere la mammina, il papino e poi il figlioletto, maschio e femmina, sì, esatto. E il problema da superare è questo qua. Io, cioè, voglio dire, in altri ambiti, in altri paesi si riesce addirittura a discutere. Adesso non affronterò il ragionamento, perché qui vado proprio su un confine, proprio sul limite dell'accettazione, ma ci sono, diciamo, luoghi in cui si incomincia a discutere serenamente e ad analizzare le famiglie poliamorose, per esempio. Non vi sto adesso a spiegare che cosa sono. Però ce la caviamo soltanto con la conoscenza, in buona sostanza. Ritornando sempre all'ambito delle persone, della comunità LGBT, cioè i diritti in Italia non sono riconosciuti a questa comunità semplicemente perché questa comunità non si conosce, o se non si conosce, si conosce soltanto per alcuni aspetti pittoreschi quando c'è il Pride, voglio dire, no? E poi peraltro anche l'informazione ha il suo ruolo, molto meglio negli ultimi anni. Però io ricordo ad esempio i servizi televisivi, e che io ricordo il famoso World Gay Pride che si è tenuto a Roma nell'anno del Giubileo, nell'anno del 2000, ci furono delle polemiche furiose e in piazza c'erano 500-600 mila persone reali, no? Poi c'è questo discorso delle piazze che poi all'epoca erano 2 milioni, cioè comunque 500 mila erano quelli reali, era un bel numero. E ricordo, cioè io, è un evento che ho vissuto perché a Roma in quella giornata di giugno c'ero, ed ero in mezzo a queste persone qui, sì, c'erano poi dopo i carri, c'era la carnevalata, però in televisione sono passati soltanto gli aspetti pittoreschi. Quindi che cosa affligge la cultura italiana? Qui voglio dire, se qualcuno vuole intervenire può farlo, noi intanto ci incominciamo ad avviare al termine, per cui è il momento opportuno eventualmente per intervenire. Vabbè, con l'influenza della Chiesa, Roma, questo sicuramente, ma l'influenza della Chiesa, sì, in Italia abbiamo un grosso problema di laicità soprattutto. Quello che non si vuol comprendere è che non c'è un pro e un contro i cattolici. Allora, in Italia esiste una comunità di cattolici militanti, questo bisogna dirlo, che sono quelli che abbiamo visto a Roma due sabati fa, anche qui in modo assolutamente sorprendente, fatta salva proprio il diritto che è sacrosanto di manifestare e di dire qualsiasi cosa. Io sono uno di quelli, sono talmente liberale che io sono pronto a garantire la libertà di espressione del peggior razzista, ok? Però non mi si deve togliere il diritto di critica, e la manifestazione di due sabati fa a Roma io la considero, voglio dire, una manifestazione organizzate e fatte da cattolici militanti, sorprendente, perché non si è mai visto in Italia manifestare contro i diritti degli altri. Questo è il punto. In Italia c'è un po' un travisamento, e non si vuole accettare, non si vuole capire fino in fondo che cos'è, quali sono i doveri di uno Stato che si vuole definire laico. Cioè, uno Stato laico ha il dovere di garantire, ma sicuramente chi è credente e che, voglio dire, è degno assolutamente di rispetto e deve avere la massima libertà di culto della religione cattolica, apostolica, romana e tutte le altre, insomma.
E, però insieme a questo qui uno Stato laico ha il dovere di difendere tutte le altre minoranze, perché una società, non è uniformata, non è la famiglia al mulino bianco che vediamo durante quelle pubblicità, è molto più complessa, molto più composita. Se vogliamo proprio semplificare, cioè in Italia noi abbiamo sicuramente una maggioranza di credenti, però poi dopo ci sono amplissime fasce di diversamente credenti e di non credenti, e uno Stato laico ha il dovere di garantire tutti, voglio dire, non di garantire una parte a discapito degli altri. Poi ognuno, per carità, a casa propria, nell'ambito delle proprie libertà, questo libro ce le insegna, perché un inno alla libertà, che libertà significa poi senso di responsabilità, prima di tutto nei confronti di se stessi e poi dopo nei confronti degli altri. Se ci guida questo, forse riusciamo a cavarcela. E poi vabbè, di mezzo c'è la politica che si intromette, che accarezza il voto di questi dei cattolici militanti, perché poi a loro volta generano consenso e generano voti, e allora su alcune cose c'è sempre questa cappa, questa reprimenda. Per chi non lo sapesse, ad esempio, notizia di 2-3 giorni fa, gli Stati Uniti, no, la settimana scorsa, sì, in settimana, insomma, la Corte, in settimana, sì, nella settimana che è appena trascorsa, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sancito e ha riconosciuto la legittimità dell'unione, quindi del matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, e questa cosa qui vale per tutti gli stati. Cosa vedi? Gli Stati Uniti è una nazione federale, quindi composta da tanti stati, a macchia di leopardo c'erano state varie corti che si erano espresse pro e contro, varie leggi che avevano istituito il matrimonio egualitario e altri no. Adesso è stata messa la parola fine sui diritti delle persone omosessuali, e quindi negli Stati Uniti, quindi un buon quasi 300 milioni di persone, le persone omosessuali possono accedere a quello che è l'istituto del matrimonio. E in Italia c'è una battaglia che si conduce invece da tantissimi anni, che purtroppo ha portato al disegno di legge che si chiama intitolato Cirinnà, che prende il nome della relatrice in Commissione Giustizia al Senato, però sono tanti mesi che non va né indietro né avanti, cioè sono piovuto addosso circa 4.000 emendamenti, e ci sono tutta una serie di proposte di modifica che sono poi dopo il figlio, no, di tutta una serie di discussioni che in Italia sono partorite ma che non sono poi dopo approdate a nulla, che erano i DICO, i CUS, i DIDORE. C'è una simpatica signora che adesso fa la presidente alla commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, giusto per non fare il nome né cognome, che insieme alla non mi ricordo se senatrice oppure deputata Pollastrini dell'epoca, parlava del governo Prodi, si era inventata, voglio dire, sì, facciamo l'unione civile tra persone dello stesso sesso, però deve essere una cosa assolutamente privata. Privata, ma proprio per renderla così privata, com'è che ci si univa? Ci si univa con una raccomandata. Adesso fate voi il pario. Io ho un compagno che sono 16 anni e che fa il direttore all'ufficio postale. Quindi, no, quindi esce fuori l'unione civile che si celebra attraverso l'invio di una raccomandata. Cioè tu la manda a me la raccomandata, io la mando a lui. Ci volevo vedere il mio compagno che facendo il celebrante di se stesso, no? Cioè mi prendeva sta raccomandata, oggi mi sposo, pow, e metteva il timbro, voglio dire, dell'ufficio postale e inviava questa raccomandata. Cioè, ma cosa veramente allucinante, no? Cose diciamo talmente semplici, poi le falsità che si dicono. E con tutto questo ragionamento lo centriamo, anzi l'abbiamo centrato un po' sul discorso della comunità LGBT, perché ci dà tante argomentazioni pure per parlare di sessualità, no? Ma tante cose anche false, perché cioè, io vorrei chiedere, no, ai cattolici militanti, io non ho nulla, voglio dire, contro le persone, io sono non credente, il mio compagno è credente e anche praticante, ma non abbiamo in 16 anni mai fatto una discussione, voglio dire, su questa cosa qua, proprio perché c'è rispetto e comprensione reciproca. Ma io vorrei chiedere, no, ai cattolici militanti, cioè istituire le unioni civili per cui il matrimonio civile fra persone dello stesso sesso, ma la famiglia tradizionale che cosa gli toglie?
in sostanza. Cioè che io questa cosa non l'ho capita, non mi toglie niente. Viceversa, sempre i famosi cattolici militanti, che adesso hanno pure un giornale, no? Lo sapete, Adinolfi, ci ha messo un bel titolo, La Croce, che non da suo, voglio dire, si presta a tutta una serie di battute, no? La Croce, e apro così con un po' di correnza. I cattolici militanti e tutta una serie di associazioni, più si va avanti con questo disegno di legge Cirinnà, per cui più si avvicina all'approvazione in commissione e poi dopo al passaggio in aula, quindi la storia sarà lunga, quindi figuratevi, è ancora la commissione, tutte queste associazioni promuovono in tutta Italia una serie di incontri. In Calabria noi abbiamo un esponente, anzi approfitto perché come vedete c'è una telecamera, è quella telecamera di Liberi TV, che raccoglie, diciamo, in giro per l'Italia documenti e poi li mette a disposizione su YouTube. Quindi approfitto della telecamera di Liberi TV per salutare il mio amico, tra virgolette, Giancarlo Cerrelli, io dico il nome e il cognome perché sono in attesa di querela da tantissimo tempo, però sta querela proprio non arriva mai, in tutti i modi possibili, anche davanti, di dietro, poi il video glielo linkano, guarda che cosa hanno detto, eccetera, eccetera, questa querela non arriva mai. Vicepresidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, quindi una cosa, diciamo, importante, degna di assoluto rispetto. Volevo parlare solo quelli che poi annullano il matrimonio alla Sacra Rota, ognuno si faccia, diciamo, le proprie considerazioni, ma non è questo qua. Unione Giuristi Cattolici Italiani, vicepresidente è Di Crotone, lui promuove in tutta Italia un incontro che ha uno stesso format, sono più o meno 150 slide proiettate, dove il succo del discorso, dopo decine di citazioni di una quantità innumerevole di papi, di santi, di beati, eccetera, eccetera, Giancarlo Cerrelli dice: in Italia, anzi nel mondo, esiste questa temibile teoria del gender. Che cos'è questa teoria del gender? È una cosa che si sono inventati loro di sana pianta, perché non esiste minimamente, e capirete perché. Uno gli domanda a Giancarlo Cerrelli: scusa, ma questa teoria del gender a che cosa, qual è lo scopo della teoria del gender? Quindi queste persone che si sono coalizzate e che promuovono queste politiche, qual è il loro scopo finale? E lui risponde prontamente e dice: beh, semplice, queste persone sono animate dal maligno, dietro c'è il diavolo, perché nell'eterno conflitto fra bene e male, che cosa si è inventato il maligno? Per distruggere proprio l'oggetto del creato, va bene? Che cosa si è inventato? Un modo, uno stratagemma per estinguere l'umanità. Come la vuole estinguere quest'umanità? Il maligno, attraverso l'omosessualizzazione della società. Cioè, scusate, ma nemmeno Paperino ci crede, cioè ve lo dico in modo chiaro, no? Cioè l'orientamento sessuale che adesso si determina attraverso la propaganda e attraverso, voglio dire, il maligno che viene là. Io l'ultima volta che ho incontrato questo signore, voglio dire, proprio in un gesto di stizza, devo dire la verità e faccio ammenda di questo, sono stato maleducato, perché in un incontro pubblico l'ho seguito dall'inizio alla fine, quando ho avuto l'opportunità di intervenire eravamo a Paola in un circolo Acli, quindi attenzione, non eravamo in un posto qualsiasi, cioè eravamo in un circolo Acli, roba seria, diciamo, no? Allora gli organizzano proprio la dirigenza di questo circolo, questo incontro, Giancarlo Cerrelli dice che, insomma, il diavolo vuole estinguere l'umanità attraverso l'omosessualizzazione della società, che poi fra l'altro su questo ha detto è stato ormai, abbiamo perso ed è stato corrotto completamente l'ONU, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte le giurisdizioni europee, quindi la CEDU, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, dice quello ormai è perso, la Corte Costituzionale Italiana, e a scendere la Corte di Cassazione, ogni tanto stipula qualche sentenza. Allora, alla fine di questo incontro intervengo, in un gesto di stizza ho fatto un gesto maleducato, gli ho detto quello che pensavo,
e poi alla fine proprio questo gesto di stizza di sbattere il microfono sul tavolo degli oratori, e faccio ammenda, sono stato maleducato. Poi però accade, voglio dire, quello che non ti aspetti. Finisce l'incontro e quindi si sono formati due capannelli, il capannello di Cerrelli, che lo osannavano da quando sei bravo, eccetera, eccetera, bravo, che ci apri gli occhi, il diavolo, eccetera, eccetera, e poi il capannello che veniva a chiedere delle cose a me. A un certo punto si presenta un signore, poco più basso di me, un signore anziano, 91 anni, si presenta e dice: beh, senti, io sono il presidente emerito di questo circolo, e questo circolo Acri qua l'ho diretto per 20 anni. E io dico: vabbè, mo chissà che cosa mi butterà addosso, sicuramente mi criticherà, perché io ero già pronto a dire: sì, mi dispiace, ho sbattuto il microfono, un gesto di stizza, quindi ero pronto a coprirmi il capo di cenere. Poi quello che non ti aspetti, che si dice: Marco, tu hai sbagliato. E io ho sbagliato. Poi mi tira, e proprio per non far sentire a nessuno, e ripeto: presidente emerito di quel circolo, diretto per 20 anni, questo signore, 91 anni, mi tira vicino all'orecchio e mi sussurra: poi ma tu a Cerrelli un microfono ce l'abbia fregare a capo. Ma certamente, quello era tutto fomentato chiaramente dal maligno. Fuori di scherzo, questo purtroppo è quello che succede. Adesso abbiamo un po' deviato, abbiamo un altro contributo, però poi vi voglio lasciare due chicche sul libro, che purtroppo sono sfuggite alla critica e sono delle cose molto interessanti. Beh, questo è un po' un contributo che voleva ragionare su quanto internet abbia influenzato alcuni ragionamenti e abbia spinto più là un dibattito che esiste sulla sessualità e sulla devianza rispetto ai linguaggi, rispetto alle cose che accadono oggigiorno. E l'ultimo aspetto, per cui insomma poi non prendo più il microfono, e quindi ne approfitto per ringraziare assolutamente i nostri partner che ci hanno permesso la realizzazione della rassegna, che ricordo continuerà nei prossimi appuntamenti. Il prossimo è il 3 luglio, venerdì. Il libro che presenteremo è Ti ho vista che ridevi, di Lupa Lanca, di un collettivo di Catanzaro. Probabilmente, visto che ci sono problemi rispetto alle location da dove possiamo organizzare, e dentro al circolo già stasera vi abbiamo fatto soffrire abbastanza il caldo, probabilmente ci spostiamo e alla cortile del municipio, probabilmente vedremo insomma di comunicare al meglio poi agli associati e a chi volesse intervenire. Dicevo, ringrazio i partner che sono la Provocco di Girifalco, l'Unipolsai, l'Arci, la Lega delle Cooperative di Calabrese e il Paese delle Meraviglie che ci accompagna con i libri che sono a disposizione di quanti poi li vogliono acquistare. Le ultime battute le lascio a Marco, che naturalmente ringrazio. Ringrazio lui, ringrazio Giuseppe Tedesco che è qui, che sta riprendendo l'iniziativa appunto grazie a Liberi TV, che ci darà la possibilità di conoscere anche l'attività del circolo, appunto anche a chi non l'ha ancora conosciuta attraverso il web. Grazie a te, Marco. Allora, l'ultima parte, se qualcuno vuole intervenire, alzi il ditino, io gli do il microfono e quindi possiamo, diciamo, animare un po' di dibattito. Mi piaceva chiudere tornando chiaramente sul libro. Invito all'acquisto, è doveroso, il libro è veramente godibile, interessante. E ci sono, ecco, due cose. Per chi lo, chiaramente dirò qualche cosa adesso forse non del tutto comprensibile, perché lo voglio lasciare alla curiosità di chi poi dopo lo leggerà il libro. Una cosa che non ho colto nelle numerose critiche che ho letto su questo testo. Il primo è quello che non è stato messo dai critici in particolare risalto, e invece merita, un aspetto della figura del papà, perché il libro parla molto di questo rapporto di amicizia fra Libero Marcel
e questa sua amica Marie. Poi Marie in realtà era la compagna, era diciamo la fidanzata dell'uomo col quale la mamma di Libero ha fatto quel tradimento, poi dopo con il papà si sono separati, poi dopo questi si sono messi insieme. Insomma, una storia abbastanza complicata, quindi godibile da questo punto di vista perché ci accompagna lungo tutte queste traversie. La figura del papà è una figura molto interessante, e allora la critica ha fatto passare Marie, che fa la bibliotecaria, come colei la quale ha consigliato tutte queste straordinarie letture a Libero Marcel. Però è sfuggito un particolare: è vero che Marie i primi libri li ha suggeriti a Libero Marcel, Libero poi li ha letti, ne fa la descrizione, ci sono delle descrizioni su questi testi assolutamente meravigliose, mi viene proprio la voglia di annotare i titoli, gli autori, e di andarli a procurarseli in libreria, questi testi, per leggerli. Ma in realtà, dopo i primi libri che Marie, questa bibliotecaria, suggeriva a Libero Marcel, il suggeritore di tutti gli altri libri era il papà, di nascosto. Il Libero l'ho scoperto soltanto dopo che il papà è morto. E questa, diciamo, è una cosa nel libro assolutamente meravigliosa e molto tenera, molto importante. Un'altra cosa invece è la figura della mamma. La figura della mamma, la critica l'ha un po' massacrata perché parla di questa signora un po' libertina, perché ha tradito il marito, perché si è messa insieme all'amico, voglio dire, più caro del papà, eccetera eccetera. Quindi invece questa figura di mamma è una figura di mamma molto importante, molto interessante, che alla fine è riuscita nel libro ad incarnare veramente quello che si può dire libertà, cioè ha incarnato il significato della libertà, quello che ho ripetuto più volte, no? Vale a dire, la libertà è prima di tutto un senso di responsabilità nei confronti di se stessi e anche nei confronti degli altri. Nel libro, forse volutamente, Mistiroli non ha raccontato molti particolari della vicenda conclusiva della mamma. La mamma di Libero Marcel che cosa fa ad un certo punto? Si ammala, quindi subisce quello che è una gravissima malattia, un tumore, quindi una forma di tumore che si sapeva che sarebbe stata particolarmente penosa e dolorosa, come conosciamo, ahimè, purtroppo in tutte le nostre famiglie. Qual è stata la scelta della mamma? La scelta della mamma è stata quella del suicidio assistito. E anche questa, voglio dire, nel nostro paese parlare di suicidio assistito sembra quasi come bestemmiare. Io vi voglio dire, vi aggiungo questi elementi perché nel libro non lo trovate, però Mistiroli conosce molto bene questo argomento, perché non ha fatto una descrizione, se non conoscesse bene questo argomento del suicidio assistito non poteva fare in quelle pagine una descrizione che è minuziosa ma allo stesso tempo non dà proprio delle tracce libere. Io vi vorrei svelare le tracce libere così vi incuriosisca ancora di più e poi ve lo andate a leggere nel libro. L'associazione che cita, che viene citata in questo libro, è un'associazione che effettivamente esiste da tanti anni e si chiama Dignitas, è un'associazione zurichese che hanno una sorta di clinica vicino Zurigo dove si può praticare, perché in Svizzera questa cosa qui è legale, dove si può praticare il suicidio assistito, per cui chi lo desidera può andare in questa clinica. Non è che si va così per sfizio, cioè tipo sono depresso, non ho più voglia di vivere, vado lì e mi concedono il suicidio assistito. C'è un protocollo, diciamo, medico assolutamente molto rigido. Poi la particolarità è che la maggior parte delle persone che si presentano domanda per fare, diciamo, il suicidio assistito, alla fine rinunciano, perché gli viene chiesto tantissime volte a queste persone se è veramente la propria scelta finale. Per poter accedere al suicidio assistito in Svizzera, e questa qui è una cosa, voglio dire, ci sono circa un centinaio di italiani, almeno negli ultimi anni, un centinaio di italiani, quindi più di uno a settimana, un paio di italiani a settimana,
che raggiungono la Dignitas a Zurigo e praticano il suicidio assistito. Per poter accedere a questo protocollo bisogna, diciamo, sottoporsi a visite specialistiche di questi medici svizzeri, bisogna portare documentazione medica, bisogna essere un malato terminale. Un malato terminale che fa una scelta, che fa una scelta a mio avviso di libertà, una scelta anche se vogliamo di responsabilità, in quello che è la visione della mamma di Libero Marcel di questo libro, e ci dà uno spunto sicuramente interessante, perché anche questo qui è un tema che andrebbe molto dibattuto, quindi è un tema che si dibatte molto difficilmente, molto raramente, che è il tema del fine vita, e che dalla critica non è stato sufficientemente valorizzato in questo libro. Il tema del fine vita, per cui il come si muore è quello che in Italia purtroppo non viene offerto, perché qui in Italia non abbiamo neanche gli hospice, quindi non abbiamo neanche i posti dove poter andare a morire, diciamo, con dignità. Ma se la morte ha una dignità, questo qui lo lascio decidere a voi. Io dico, diciamo, una morte più serena, no? Non rantolante nei letti di morte in casa, dove si fa molta fatica ad ottenere, nonostante le leggi, quelle che sono le terapie del dolore. Si fa ancora fatica qua in Italia. E quindi è un ottimo spunto di riflessione questo del suicidio assistito. È un tema duro sicuramente, però che ci fa riflettere. Quindi la scelta di questa madre attraverso l'epilogo della sua vicenda mi ha fatto molto riflettere, per cui se qualcuno vuole intervenire, altrimenti chiudo. Sì, chiudo regno, chiudo il microfono e chiudo il ragionamento. Sì, per ringraziarti. Sì, sì, no, io volevo soltanto chiudo ringraziandovi veramente di cuore per l'attenzione, per l'accoglienza. Penso che ci sia un altro. No, è una canzone. Ah, vabbè, quindi chiudiamo in musica. Grazie veramente, vi auguro una buona serata e complimenti per. Grazie come sempre a chi si presta a questo nostro gioco di cultura, in cui uniamo la lettura, le pagine fredde, tra virgolette, dei libri, con un po' di contributi che vengono da altri mondi, e grazie a voi, insomma, che animate il nostro circolo e ci fate andare avanti come sempre. Grazie, buona serata.